Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco la missione di Gesù, il servo di Yahweh. Gesù sta andando a Gerusalemme, lo abbiamo ascoltato, perché questo viaggio verso Gerusalemme, che poi è un po' tracciare la vita di fede di colui che deve raggiungere la pienezza della vita, della grazia, della santità, della gloria misericordiosa del Padre, nella redenzione del Figlio e nella luce e nel fuoco dello Spirito Santo, il fuoco che illumina, che riscalda, che dà coraggio, che trasforma in Tempio Santo di Dio. La prima annotazione che vorrei evidenziare è questa: Gesù camminava davanti ai discepoli. È colui che fa da guida, che espone in primo piano la sua vita. Ma i discepoli erano impauriti, disorientati, perché avevano paura. E la paura, cari fratelli e sorelle, non aiuta se noi non la riversiamo nella fiducia totale in Gesù. Volevano avere una vita serena, tranquilla, ma Gesù spiega che la sua venuta nel mondo doveva essere caratterizzata dalla sofferenza, perché è il prezzo del riscatto dell'umanità che aveva, attraverso Adamo ed Eva, contrapposto la sua vita a quella dell'amore del Signore, della presenza del Signore, seguendo l'orgoglio della propria presunzione. Ecco perché dice Gesù: noi saliamo a Gerusalemme, è una confidenza o confessione, come si vuol chiamare, a cuore aperto. E il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, lo sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E poi ecco la grande gloria che adempie e rende come un grandissimo squarcio luminoso la sua vita, e cioè dopo 3 giorni risorgerà. Ciò che colpisce i discepoli non è solo la sofferenza, ma soprattutto la risurrezione. Quindi vedono in Gesù colui che diventa importante, colui che siede re. E allora nella tua gloria, dice Giacomo e Giovanni, fa che noi possiamo sedere alla tua destra e alla tua sinistra. E Gesù li riporta alla realtà. Il concedervi di sedere a destra o a sinistra non è il mio potere, ma voi potete bere il calice che io bevo. Potete essere battezzati nel battesimo in cui io sono stato battezzato, cioè il martirio, il dare la vita, il diventare sacrificio santo e gradito al Padre, nella potenza e nel fuoco dello Spirito Santo. Naturalmente i discepoli
non avendo piena cognizione, rispondono facilmente: certo, lo possiamo, perché la risposta è finalizzata alla loro presunzione di sedere nella gloria una a destra e una a sinistra. E allora Gesù fa la profezia qui: il calice che io bevo, anche voi lo berrete, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sono io a deciderlo, ma il Padre mio, ed è per quelli per cui è stato preparato. Cosa succede adesso? L'invidia degli altri 10, che porta ad irritarsi contro i due. Perché è chiaro, una a destra e una a sinistra, io come devo fare? Devo stare ancora più a lato, quindi si sentono un po' umiliati, un po' emarginati. E Gesù qui interviene ancora per tracciare quello che dovrebbe essere l'identikit di ogni discepolo. Che non deve fare il maestro, ma il servo, colui che deve accorgersi proprio a pelle dei bisogni della gente, di ciò che il popolo sente come necessità vitale per la gioia, la letizia, la liberazione, e deve avere il coraggio, il discepolo, di annunciare non solo Cristo crocifisso e risorto, ma la sua parola, che è via, verità e vita. La sua parola che è l'antenna dei passi e luce del cammino. La sua parola che è liberazione, purificazione, risurrezione, perché ti fa risorgere dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. E testimonia ancora con grande fermezza l'autorevolezza del servizio. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti, addirittura schiavo, cioè si deve annullare totalmente, perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. L'esempio lo dona sempre Gesù. E qui dobbiamo, cari fratelli e sorelle, volgere l'attenzione proprio a Lui, aprire il cuore a Lui, affidare la nostra vita a Lui, il nostro tempo, i nostri passi a Lui, perché con lo Spirito di Cristo noi possiamo vivere nella coerenza battesimale e possiamo davvero essere mistici come San Filippo Neri, che ha lasciato il profumo della misticità soprattutto nella celebrazione eucaristica. Lo ha vissuto dal 1515 al 1595 e ha fondato l'oratorio di San Filippo Neri, un oratorio che respirava e traspirava letizia, gioia, affabilità. È stato un grandissimo direttore di anime. Che bello, fratelli e sorelle, poter portare anime a Dio. Non toglierle a Dio, toglierle a Dio. Non allontanarle da Dio, facendo emergere il proprio io e seminando zizzania a tutta forza, ma diventando testimoni credibili della sua parola, del suo amore, della sua carità e del suo servizio, che continua attraverso di noi e in noi.